Caro Umberto, ti pongo la domanda delle domande. A te che sei artista, ti chiedo se mi puoi dare la tua definizione e poi ti prospetterò anche la mia, molto sinteticamente, in maniera non esaustiva. Che cos'è arte per te? L'arte è la proporzione animica, propulsiva di un'anima, che ha sofferto parecchio nella propria vita artistica e che ha questa luce meravigliosa interiore che gli permette di viaggiare, di vedere nel cosmo e trasferire tutto ciò che vede in una tela di 2 metri per 2,40 di 100-120. Questa è l'arte. Ottima definizione, degna di riflessione. Dal mio punto di vista, caro Umberto, l'arte è il tentativo di cogliere la verità nel sensibile, sia essa un quadro, sia essa una statua, sia essa la musica, che è anch'essa legata al sensibile. Cioè, l'arte è una contraddizione in termini, una feconda contraddizione, la più sublime delle contraddizioni, perché è il modo con cui noi cerchiamo di raffigurare il sovrasensibile, la totalità, la verità, nell'elemento che più le è estraneo, il sensibile, l'elemento materiale. Ecco perché l'arte è sempre sensibile e sovrasensibile insieme, legata a una materialità e al tempo stesso trascendente rispetto a quella materialità. In ciò sta l'aporia dell'arte. Proprio così, è la transizione materia-spirito e antimateria, che è la massima propulsione per arrivare a scoprire ciò che non si conosce, ciò che è nel cosmo, ciò che è nel cosmo animico, nella propria evoluzione karmica. Ovviamente, se uno si rifà alla materia in continuazione, non fa altro che ripetere canoni già esistenti e già consumati. E quindi fine a se stessi.